Ciao a tutti. Come stai oggi? E quali sono i tuoi segni oggi? Di seguito le previsioni di Paolo Fox. Oggi è sabato 13 novembre 2021. Oroscopo Ariete. Produttivi il mattino, fiacchi la sera. Giornata sottotono, ma non spiacevole, più produttivi il mattino, dal pomeriggio, ormai in fase conclusiva della settimana. Cominciate a perdere energia e motivazione e più vi sentite confusi meno vi date da fare. Forse, come ipotizzano la Luna e Nettuno, segreti in dodicesima casa, tendete a comprimere troppo le emozioni, ma verità che faticate ad accettare devono venire a galla. Sogni illuminanti vi aiuteranno a capire passaggi esistenziali finora criptici, per esempio un sentimento finora negato ma ormai reso evidente da Venere allo Zenith. Luminosa come una dea in cima alla montagna, disposta ad elargirvi sicurezza e sicura. Grazie a un investimento azzeccato alla ricchezza interiore si accompagna quella finanziaria. La passione, arde nel vostro cuore, vuole librarsi in alto. Decisioni affrettate su tutto, poca moderazione nelle scelte. Impulsività, fretta, voglia di bruciare le tappe. Siate perspicaci oggi che è un giorno di quelli tosti e che potrebbe lasciare il segno. Non date niente per scontato e cercate di prevenire i problemi anziché affrontarli poi. Prendetevi il tempo necessario per organizzare le vostre cose in modo da avere mano libera su decisioni che potrebbero significare una svolta nel vostro personale futuro. Forti emozioni e sbalzi di umore. Tanto sudore, attenta a non stancarti troppo. È il periodo meno indicato per gli sfozzi. Concentrati maggiormente sul lavoro e sui doveri. Le cose che farai oggi ti daranno grandi soddisfazioni. Datti da fare. Subito. Se non potete fare a meno di qualcuno, almeno non fatelo ingelosire inutilmente pensando di conquistarlo. Così rischiate solo di rovinare il bel rapporto di fiducia che c'è. Da adesso in poi riuscirai a cogliere i frutti di alcuni successi passati. Inizia un buon periodo, ma controlla le spese. Non è possibile che oggi siate tristi, una notizia, una lieta notizia, potrebbe arrivarvi da un momento all'altro. Oggi potreste entrare in crisi per qualcosa che vi verrà detto. Non abbiate timore di affrontare la realtà e cercate di ravvedervi di alcuni difetti che avete. Giove è dalla vostra parte e potrebbe assicurarvi dei successi. Alcuni anche clamorosi, a patto che voi facciate quanto nelle vostre possibilità, moltiplicando gli sforzi e lavorando sodo a idee e progetti. Le persone saranno intrattabili e perdere la calma potrebbe essere normale conseguenza di richieste impossibili. Irrequietezze di fondo coinvolgono in molti casi anche la sfera dei sentimenti. Meglio che vi atteniate, sia in amore che nel lavoro, alla routine quotidiana. Abbandonando il desiderio di novità. Avete la necessità di lavorare con un gruppo di lavoro in modo da sfruttare i momenti di debolezza con l'aiuto di altri. Prospetto dei moti planetari che tende a mostrare un cielo sereno, variabile in questo nuovo giorno di metà novembre. Il settore amichevole, specie se appartenete alla seconda decade, è quello che va meglio e vi consente bellissime evasioni dalla routine. Saturno orbita in un punto per voi felicissimo. L'acquario vi vuole pimpanti e grintosi. Buone notizie dall'amore. Finalmente si potranno affrontare discorsi senza problemi e litigi. Per quanto riguarda il lavoro, nelle prossime ore meglio essere prudenti e non strafare. Un passo alla volta. Con calma. L'influenza della luna oggi offusca la tua mente. Dei vecchi ricordi d'infanzia si aggiungono alla tua confusione, pur non essendo qualcuno che si guarda indietro. Non vedi l'ora di poter tracciare un sentiero attraverso questa giungla per andare avanti verso la tua meta. Eppure potresti avere a cuore di mettere in chiaro i tuoi sentimenti prima di concentrarti sull'avvenire. Se non siete contenti della vostra condizione, farete bene a riflettere meglio in questa giornata, prima di accettare una proposta ad occhi chiusi. Solo perché proverrà da una persona che vi piace. Non significa che dobbiate necessariamente sottomettervi. Insomma, provate a valutare da ogni punto di vista la questione, altrimenti finirete con il fare un grande favore a qualcuno, tranne che a voi stessi. Solitamente siete più furbi, ma quando vi trovate di fronte qualcuno che vi aggrada, perdete la testa.
In prima linea il lavoro che con Plutone e Venere allo zenit mette alla prova la vostra volontà. Nei momenti no, contate sulla famiglia affettuosa e disponibile, ma soprattutto sulla vostra forza interiore. Buone risorse energetiche e pecuniarie, con il sole in ottava casa conservare denaro e segreti risulta più facile. Amore ed Eros. Due punti. L'antidoto allo stress professionale è l'affetto delle persone care che vi circondano coccolandovi e soprattutto nutrendovi della loro energia. Delizia delle delizie, questa sera il partner cucina per voi. La giornata procederà liscia, senza alti e bassi. Solo qualche leggera incomprensione a proposito di sciocchezze, che non creerà eccessivi problemi se riuscirete a mantenere la situazione sotto controllo. Non vi fissate in questa giornata a volere la perfezione con la persona che avete scelto di avere accanto. Due pianeti, Venere e Plutone, nel segno del Capricorno, vi pongono nebbie sulla strada, o addirittura, arrivano a darvi limitazioni al vostro cammino di coppia. Se non inasprirete il confronto e andrete alla ricerca del dialogo, questa giornata si rivelerà per voi una passeggiata, specie se siete nati nel mese di aprile. Lavoro e denaro. Due punti. Tra prove e contrattempi vi districate con determinazione e tempismo, dimostrando ancora una volta il potere della concentrazione mentale e del self-control contro l'instabilità degli eventi. Dal passato ricavate un'utile lezione per cavalcare il futuro con serenità. Potresti sentirti a terra a causa di un recente crollo della tua situazione lavorativa. Forse sei stato licenziato, o spostato in una posizione diversa, lavorando meno giorni alla settimana. Vedete questa come un'opportunità, non una tragedia. Momento che si rivela un po' in salita, per via di contrattempi vari, seccature e interferenze esterne di vario genere. Venere e Plutone continuano a essere imbronciati e a non lasciarvi completa libertà di movimento, specie se festeggiate il vostro compleanno nella terza e nella prima decade. Sappiate pazientare e fate passare la fase di incertezza. Già da domani la situazione cambierà per far ritornare un cielo completamente sereno. Benessere. Due punti. Mal di testa, forse effetto della cena di ieri sera dai genitori che giudicandovi sciupatini non sanno più cosa offrirvi per rimpinzarvi, fino a farvi sentire un utre. Sistema immunitario da sostenere con un'alimentazione adeguata alla stagione, un po' di cereali, legumi e frutta cotta. L'atmosfera del giorno ti offre molta energia e ti mostra che devi impegnare la mente per gestire il tuo corpo. Pensa alla tua mente come l'eroica guardia forestale che deve spegnere un gigantesco incendio. Per lei, alle amiche rivelate dettagli che fareste meglio a tenere per voi, indiscrezioni fastidiose, tenete la lingua a freno. Per lui, stanchezza e qualche ripensamento tra le lenzuola, accontentatevi di dormire abbracciati come cuccioli. Per l'amore avrete tempo tutto il weekend. Colore delle emozioni, nocciola. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 7. Finanze, 8. Benessere, 6. Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.